Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a vedere un altro modulo con annesse tattiche e istruzioni. E in questo caso stiamo parlando di un modulo che è probabilmente la storia di FIFA. Uno di quelli che è stato più utilizzato nel corso degli anni ed è tornato secondo me in maniera prepotente su FIFA 22. Stiamo parlando del 4-2-3-1, un modulo che io ho amato su FIFA 18, che mi ha permesso veramente di togliere tante soddisfazioni e che secondo me quest'anno è pronto a dire la sua a livelli molto molto alti. Senza perderci troppo in chiacchiere, comunque passerei subito sulla schermata per andare ad analizzare questa formazione. In particolare ci tenevo a fare, come fatto nel caso del 4-3-2-1, un excursus su quelli che sono i ruoli più importanti all'interno di questa formazione e quali sono i giocatori più adatti. Partirei ancora una volta dai terzini, che anche in questo caso non sono fulcro del gioco, quindi basta che abbiamo due giocatori rapidi che ci permettono di poter rovesciare rapidamente il fronte o di recuperare in fase difensiva. Per quanto riguarda i difensori centrali, anche quest'anno è opportuno avere dei giocatori fisici ma veloci, quindi un Varane e un Gomez piuttosto che un Van Dijk. Al momento il meta sembra andare verso questa direzione. Fondamentale invece è il reparto della mediana, perché è il filtro che ci permette di schermare i pericoli davanti alla nostra difesa, perché è un po' come a scacchi: quando poi tiriamo fuori i difensori siamo in pericolo. Quindi i centrocampisti devono evitare che accada questo e anzi devono essere lì pronti ad intercettare tutti i palloni degli avversari. Come vedete io utilizzo Kanté, che è ovviamente il mastino, quello che recupera più palloni, il giocatore solo difensivo, quindi abbiamo assolutamente bisogno che uno dei due centrocampisti sia uno praticamente full difensivo. Ideale poi affiancare a uno giocatore di questo genere uno alla Bruno Fernandes, quindi penso a un Pogba, un De Bruyne o banalmente anche, per farvela più cheap, un Sissoko Lo Celso, un Sissoko Fred. Quindi un giocatore che invece sia un po' più a tutto tondo, che non solo abbia delle buone doti difensive ma che abbia anche la possibilità di poter impostare bene e quando arriva in zona tiro poter anche pensare di concludere a rete. Quindi è importantissimo avere una coppia che si vada praticamente a completare a vicenda all'interno dei due mediani. Passiamo invece a quello che è il reparto offensivo, che è composto dal COC, i due COS e COD e poi abbiamo la punta. Come un po' per il caso del 4-3-2-1, qui abbiamo bisogno, per quanto riguarda del COS e del COD, due giocatori rapidi, ovviamente, che ci permettono di poter andare via in velocità e dotati fondamentalmente di un ottimo tiro, quindi in questo caso Messi e Ronaldo ancora una volta a piedi invertiti per poter sfruttare quello che è il tiro a giro a rientrare dalla distanza, che al momento è una delle, insomma, tipologie di conclusione migliori per poter arrivare alla rete. Per quanto riguarda il COC, invece, è fondamentale avere un giocatore che abbia 5 di piede debole, secondo me, o comunque 4. Se ha pure le 5 skill come Neymar, è perfetto, perché praticamente il COC in questo modulo diventa una punta aggiunta spesso e volentieri, quindi è fondamentale che abbia la possibilità di poter concludere sia col piede destro che col piede sinistro, è fondamentale che possa fare una skill per magari potersi liberare e servire un compagno, quindi un giocatore di questo tipo per me è l'ideale per la posizione del COC. Per la punta abbiamo bisogno di un giocatore che ovviamente è un ottimo realizzatore all'interno dell'area di rigore, si gira abbastanza bene con la levetta, anche se quest'anno il movimento di levetta è stato abbastanza distrutto dai nostri amici della EA, e ovviamente sia un giocatore veloce che possa essere servito anche attraverso filtranti in profondità. Quindi questo per quanto riguarda lo schieramento principale della squadra e i giocatori ideali per un modulo di questo tipo. Passiamo invece alle tattiche. Abbiamo come stile di difesa equilibrato, anche qui come capitava per il 4-3-2-1 preferisco essere io al controllo di quello che sta succedendo, quindi non voglio che la squadra pressi da sola, non voglio che la squadra si vada a schiacciare da sola, e personalmente ve lo consiglio perché secondo me giocare quest'anno col pressing tutta la partita, oltre a essere deleterio per la stamina e i giocatori quest'anno vanno via in velocità, quindi diventa grave. Diventa anche un problema perché i giocatori rimangono spesso e volentieri fuori posizione e quindi vi si trovate poi dei buchi che i vostri avversari possono sfruttare per farvi male. Per quanto riguarda l'ampiezza, qui invece l'ho stretta a 40 invece che il 50 del 4-3-2-1 per avere i reparti ancora un po' più densi, avere quei due centrocampisti ravvicinati per schermare appunto le incursioni degli avversari davanti alla nostra difesa. Per quanto riguarda la profondità, qui abbiamo 60, quindi ancora una volta una difesa abbastanza alta che ci può permettere di andare a recuperare facilmente i palloni quando non abbiamo appunto noi il possesso. E anche qui abbiamo la stessa strategia offensiva, costruzione della manovra su equilibrato per poter appunto scegliere di impostare come più ci aggrada.
e creazione delle occasioni invece su passaggi diretti, quindi per poter andare a sfruttare quello che sono scambi rapidi tra le punte, il COC, COS, COD, che ci permettono di poter scardinare la resistenza avversaria fatta di muri di CPU quest'anno più che mai. Per l'ampiezza ho scelto 60, perché questo è un modulo che sicuramente si va a estendere molto di più in larghezza, visto che abbiamo praticamente i due COS laterali che sono degli esterni, e quindi andiamo a sfruttare questo fatto per poter aprire spazi per quelle che sono le incursioni del CC per vie centrali. Giocatori in aria utilizzo 5 per evitare che si vengano ad addensare troppo mentre il nostro amico qui sotto sta bussando il clacson come un pazzo assatanato. Per evitare che si vadano ad addensare i giocatori dentro l'area, perché voglio che il COC rimanga fuori, il COS e il COD siano pronti a ricevere scarichi per poi magari concludere con un bel tiro a giro. Angoli e punizioni anche qui 1-1 per evitare che si venga insomma a creare una situazione spiacevole di contropiede su calcio da fermo. Per quanto riguarda le istruzioni, anche qui discretamente basic, perché abbiamo per quanto riguarda i terzini resta dietro in attacco ed è un grande classico. Per i mediani invece abbiamo intercetta le linee di passaggio, resta dietro in attacco e copertura al centro per entrambi. Questo perché non voglio che i due centrocampisti vadano a avere una copertura sulle fasce, perché altrimenti si allargherebbero troppo e andrebbero a fare quello che in realtà è il ruolo difensivo dei COS e COD. Voglio che cerchino di intercettare le linee in maniera automatica, in maniera tale da poi switcharli per poter mettere il piede e recuperare il pallone, e ovviamente voglio che restino dietro belli ancorati, saldi alla nostra linea difensiva. Per quanto riguarda il COC, utilizzo rientra in difesa come istruzione. Questo perché nell'andare a dare una mano in difesa, il COC si ritrova poi come perno di riferimento di quella che è la nostra manovra di contropiede, quindi è il riferimento dal quale poi passa la nostra azione offensiva per uno scarico, per un appoggio, per poter poi giocarla laterale, per tornare indietro, insomma è quell'uomo che viene a fare gioco a centrocampo e a dare una mano i due mediani, che comunque non è che siano proprio insomma dei registi nati all'interno del 4-2-3-1. Per quanto riguarda gli esterni invece non utilizzo istruzioni, anche se si potrebbe tranquillamente pensare di mettere rientra in difesa e entra in area per il cross. Però vi ho spiegato che quest'anno in un meta dove si utilizzano tanto i tiri a giro preferisco che il giocatore, piuttosto che all'interno dell'area, rimanga fuori, che magari vado lì a scaricare la palla e concludere a giro da lontano. Quindi sia per Messi che per Cristiano Ronaldo, quindi sia per il CD che per il COS, in questo caso io eviterei di mettere istruzioni, forse solo rientra in difesa per fargli dare una mano in automatico. Quanto all'attaccante invece abbiamo inserisciti alle spalle e rientra in difesa. Questo perché? Perché nel momento in cui l'attaccante appunto si butta dentro, ci dà profondità, sia per poter essere servito con un filtrante, sia per liberare quella che è la pressione dei difensori dai nostri tre giocatori di supporto. Rientra in difesa è lo stesso motivo per il quale lo vado ad utilizzare su Neymar, quindi diventa praticamente la boa, il nostro attaccante sul quale poterci poggiare in situazioni di difficoltà, e in particolar modo ci dà anche la possibilità di poter evitare di andare a selezionare subito i centrocampisti in fase difensiva. Quindi secondo me molto importante l'istruzione sia sul COC che sull'ATT del rientra in difesa. Quindi raga, per quanto riguarda anche quest'altro modulo, fondamentalmente è tutto. Fatemi sapere voi che ne pensate. Secondo me questo è un modulo che state già utilizzando qualcuno di voi, e ci tengo a sapere il vostro feedback nei commenti. Per tutto il resto vi ricordo che in descrizione trovate la piattaforma Viola dove siamo live ogni giorno, tutti gli altri riferimenti dei partner, eccetera, eccetera. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, ragazzi. Un saluto da Liberoschi, ciao ciao.